Antonio Santuto. Mi racconti il gol subito? Vabbè, il gol subito è stata una carambola, è stato un tiro da posizione abbastanza ravvicinata e la palla sarebbe stata destinata a raso terra alla mia sinistra, quindi ho reagito e c'è stata una deviazione di Carillo, si è alzata e mi ha messo fuori causa. Non sembrava qualcosa che non riportava. Ah, non si vedeva, no, c'è stata... Sia il presidente che il ministro hanno parlato di due punti persi. No, non direi due punti persi, probabilmente avremmo meritato, ai punti avremmo meritato la vittoria, abbiamo fatto secondo me qualcosa in più, però date le condizioni del campo e secondo me siamo stati bravi a snaturarci, ad adattarci un po' a quella che era la partita di oggi, quindi due punti persi non direi, secondo me siamo stati bravi, ci sono alcune partite che non tutte le partite si riescono a vincere, ma è importante non perderle. Senti, il mister quasi vi obbliga a giocare la palla fin da Santurro, no? Sì, no, abbiamo la nostra... Che tipo di difficoltà può creare questo? Oppure vantaggi? È la nostra filosofia di gioco, naturalmente ci sono vantaggi ma ci esponiamo a maggiori rischi naturalmente, però noi ci piace così, vogliamo interpretarla così, sicuramente ti prendi qualche rischio in più ma poi se riesci ad uscire dalla prima pressione avversaria poi diventa tutto più semplice. Dalla Serie A alla Serie C, negli ultimi anni però ha giocato poco, adesso stai giocando titolare, non ti dico le differenze perché ovviamente sono abissali, però per quanto ti riguarda il fatto che adesso stai giocando dopo alcuni anni quasi di inattività, ho dei cambiamenti? Sì, no, sono contento naturalmente di essere tornato a giocare perché il campo manca, allenarsi solamente non è la stessa cosa poi di giocare la domenica. Avevo bisogno non tanto di trovare le misure ma di ritrovare un po' la competitività, il fatto di essere pienamente al 100% dentro la partita, piano piano ci sto riuscendo, sto crescendo, quindi anche mentalmente? Sì, sicuramente, soprattutto mentalmente, il portiere ha un ruolo quasi al 100% mentale. Come vedi questa settimana di tre gare in 7 giorni, tu che non hai neanche... No, siamo preparati, abbiamo la rosa lunga, e quindi se ci sarà qualche cambio sono sicuro che chiunque giocherà si farà trovare pronto, quindi non vediamo l'ora di affrontare queste partite al meglio e provare a portare a casa più punti possibile. Okay. Grazie Antonio.